GF VIP, Oriana picchia Antonino, verità su quel ritardo video. Notte di follia nella casa più spiata d'Italia, protagonisti ancora una volta l'influencer venezuelana e l'ex fidanzato di Belen. Oriana Marzoli aggressiva nei confronti di Antonino Spinalbese al Grande Fratello VIP. Durante la notte l'influencer e modella venezuelana ha praticamente alzato le mani nei confronti dell'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Nelle immagini diventate virali su Twitter, che potete vedere più in basso, si vede Oriana che prima spinge l'airstylist e poi alza le gambe con fare piuttosto bellicoso. Ad un certo punto Oriana Marzoli mette i piedi in testa a Spinalbese, che cerca inutilmente di chiudere occhio. In un altro filmato, invece, si vedono i due che si confrontano prima di andare a letto e Oriana schiaffeggia Antonino sul petto. Poi gli stringe il polso e con un calcio lo rinchiude nell'armadio. Una violenza che non è andata giù a molti telespettatori, secondo alcuni si tratterebbe di un comportamento inqualificabile e ingiustificato. È così vero? Fate solo una grande figura di merda quando giustificate l'ingiustificabile solo per affossare altre persone. Gintoni chi incurvassi gfvpuxbvv3c4g. Marta, et Marta 742.648.331, December 3, 2022. Due pesi e due misure. Gintoni chi incurvassi gfvpg7xpkgrn3. Marta, et Marta 742.648.331, December 3, 2022. Poi in prima serata, mi raccomando fatela ancora passare per sedotta e abbandonata gufvip gintoni chi lunga hrnwglyxm. Ar, et 16, December 3, 2022. Prima di questo confronto aggressivo la giovane ha ammesso di essersi pentita del flirt con Antonino. Durante una chiacchierata con Luciano Punzo Oriana Marzoli ha ricordato di aver chiuso solo da tre mesi una storia importante con un altro uomo. Antonino, a detta della sudamericana, poteva essere un buon diversivo ma ha capito che al di là dell'attrazione fisica non c'è molto altro. Non avrei dovuto lasciarmi andare, me ne sono pentita, ha spiegato Oriana Marzoli. Che dall'ultimo fidanzato è stata tradita più e più volte. Una serie di tradimenti che hanno portato al fallimento della relazione. Che ha fatto soffrire tanto la trentenne. Intanto è arrivato l'esito del presunto ritardo di Oriana Marzoli al Grande Fratello VIP. Una confidenza fatta all'amica Sara Altobello diventata ben presto virale sui social network. C'è chi ha parlato subito di gravidanza, considerate le notti di passione che Oriana ha trascorso sotto le lenzuola con Antonino. Ma, niente paura, la cicogna non volerà sul bunker di Cinecittà, nelle ultime ore la Marzoli ha chiarito di avere finalmente il ciclo. Dunque solo un ritardo normale, di quelli che capitano spesso alle donne quando si cambiano abitudini e stili di vita.